Il termine parkour nasce nel 1998 dai francesi Bell e Hubert Condé, che ispirandosi ai percorsi di guerra militari sostituirono la C con la K per suggerire l'aggressività del movimento. In Francia questa attività ha dato vita a numerose crew con l'intento di perseguire ideali di libertà, fluidità e precisione, con l'obiettivo di oltrepassare ogni barriera di tipo architettonico. In poco tempo il parkour oltrepassa la Manica e arriva in Inghilterra, dove viene chiamato free running, ovvero corsa libera. Il parkour però non si riconosce nel free running, in quanto le due crew si ispirano a due filosofie completamente differenti. Il parkour consiste nel seguire un percorso prestabilito, superando qualsiasi genere di ostacolo con la maggiore efficienza di movimento possibile, mentre nel free running l'efficienza viene messa in secondo piano. Nel parkour l'atleta realizza un percorso estremo o acrobatico, adattando il proprio corpo all'ambiente circostante, sia naturale sia urbano, attraverso la corsa, i salti, l'equilibrio e le scalate con vere e proprie figure o volteggi codificati, un po' come accade in altre discipline acrobatiche come lo skate o lo snowboard. Abbiamo incontrato Davide Garzetti, atleta di parkour, per farci raccontare le tecniche di questo sport. Mi chiamo Davide Garzetti, ho 27 anni e vivo in provincia di Brescia, pratico parkour da 14 anni. Quello che vedete alle mie spalle è un parkour park, una struttura realizzata apposta per la pratica del parkour alla quale ho avuto la fortuna di collaborare. Ho iniziato a fare parkour a 14 anni dopo aver visto un video su YouTube di alcuni ragazzi che praticavano parkour in Francia e io fin da piccolo ho fatto le capriole in piscina dai miei nonni e quindi ho detto se le so fare sull'acqua posso provare a farle anche sull'erba e da lì poi ho cominciato a provare, ho cercato le prime palestre, i primi luoghi dove potermi allenare, diciamo, in sicurezza. Allora, il parkour è uno sport che nasce in strada, sì, nelle banlieue francesi verso la fine degli anni 80 e nel corso del tempo si è evoluto e adesso l'obiettivo, diciamo, dei praticanti è quello di far capire cos'è veramente il parkour, ovvero una disciplina vera e propria con dei valori, una metodologia di allenamento seria. Non siamo semplicemente dei ragazzi che saltano sui muri, ma c'è tutto un percorso di allenamento che ci porta a fare le determinate evoluzioni che si vedono poi nei video sui social. Sì, a oggi ci sono diverse scuole un po' in tutto il mondo, anche in Italia. Ci sono diversi corsi, diverse palestre. In Italia siamo ancora un po' indietro rispetto al resto del mondo, però ci sono diverse strutture che hanno corsi di parkour con istruttori certificati. Allora, le prime cose che vengono insegnate nel parkour, a parte le tecniche di base, i salti di precisione e il superamento degli ostacoli, sono soprattutto l'imparare a cadere e c'è un discorso molto, secondo me, mentale che ti insegna a superare l'ostacolo e la difficoltà, la paura dell'altezza, la paura di fare un salto che risulta pericoloso anche se fatto in sicurezza. Cioè, noi quando andiamo a allenarci a provare determinati salti li facciamo sempre prima in posti sicuri, in palestra, sul morbido e così via. Quindi si insegna sempre il modo più sicuro possibile per affrontare un determinato salto. Questa è la cosa secondo me più importante che deve passare. Tipo questi ostacoli si possono volteggiare con diversi movimenti. Questo è un esempio. E poi qua ci sono sempre delle sbarre, sia basse che alte, per fare un po' di equilibrio. È uno dei punti fondamentali del parkour. Sui vari muri si possono fare un altro movimento di base del parkour, sono i salti di precisione, quindi saltare da un punto, da un muretto ad un altro. Su tutti i vari ostacoli e ogni appiglio si può sfruttare per fare i salti di precisione, che sono un altro dei movimenti base del parkour. Quando cominciamo ad andare più in alto è molto molto importante imparare a tenere gli impatti dalle grandi altezze ma anche dalle basse altezze con una tecnica per dissipare l'atterraggio che si chiama roll, che è questa. Sì, il parkour diciamo che può essere considerato un insieme di diversi sport, soprattutto adesso che si è evoluto rispetto all'inizio, perché inizialmente nasceva come metodologia di allenamento per diciamo spostarsi dal punto A al punto B nella maniera più veloce possibile, ok? Nel corso della crescita della disciplina sono arrivate tante nuove, diciamo, correnti, no? Nel corso degli anni poi il parkour si è evoluto, non è stato più soltanto efficienza e velocità, ma è subentrata anche tutta la parte creativa, quindi i salti mortali, le capriole, è diventato più una libera espressione di se stessi, ok? Ti permette di sfruttare tutto quello che hai intorno nel modo che preferisci.
e si sono andate a inserirsi magari capriole che possono venire dall'acrobatica, dalla ginnastica artistica, dall'arte marziale, un po' di tutto, sì, assolutamente sì. Partiamo dal presupposto che il parkour nasce come sport non competitivo, ma nel corso degli anni sono subentrate delle competizioni apposta per fare pubblicità, diciamo, lo sport, no? Ci sono due principali tipologie di gare, la prima è la speed, che è una gara di velocità in cui bisogna superare un percorso nel modo più veloce possibile, e l'altra invece è freestyle, in cui in un luogo, in un percorso ovviamente, ogni atleta è libero di fare ciò che preferisce, ciò che per lui è più difficile o più bello da vedere, e viene giudicato dai giudici in base alla difficoltà, alla precisione, al modo in cui, a quanto è fluido nel farlo e vari dettagli a riguardo. Il problema secondo me più grande è che, essendo uno sport tanto creativo e tanto libero, libero di esprimersi proprio, è difficile dare dei punteggi specifici ai vari movimenti, perché ciò che per uno magari è perfetto, per l'altro può essere sporco, oppure per uno può essere creativo, per l'altro può essere sbagliato. È molto, appunto, di vista molto soggettivo come sport. I giudici nelle competizioni sono persone che per anni hanno praticato o magari che praticano ancora. Il mio punto forte nel parkour, secondo me, è la parte acrobatica, perché ho cominciato proprio da quello. Io arrivo proprio da una base acrobatica e poi è subentrato il vero e proprio parkour, ovvero il superamento degli ostacoli e l'arrampicata e tutto quello. Io invece sono di base un acrobata, e quindi tutta la parte magari di free running, di espressione di se stessi, di creatività, è, diciamo, il mio punto forte. Nel 2017 il parkour è stato reso sport ufficiale dal CONI e l'obiettivo è quello di portarlo alle Olimpiadi. Adesso c'è da capire se nelle Olimpiadi di Parigi 2024 ci sarà la possibilità di vederlo come sport in prova o semplicemente come spettacolo, per il semplice fatto che c'è una piccola diatriba tra il mondo del parkour e il mondo del CONI, della figa e così via, perché il parkour, come dicevo prima, nasce come sport non competitivo e andare a portarlo alle Olimpiadi rischia di snaturalizzare un po' quelli che sono i fondamenti del parkour. Ma come in tutti gli sport, quando c'è un'evoluzione, se si vuol dare visibilità a uno sport, a una disciplina, un palcoscenico come quello delle Olimpiadi può dare tante opportunità a non soltanto alla disciplina, ma anche agli atleti, alle associazioni, alle palestre, cosa che in Italia è un po' indietro, quindi potrebbe essere, diciamo, un trampolino di lancio importante. Secondo me c'è da trovare quello che ognuno di noi può prendere da queste possibilità, che secondo me nel tempo prima o poi arriveranno, perché se lo sport sta facendo questa evoluzione è questione di tempo prima che il parkour arrivi ufficialmente alle Olimpiadi, e tu puoi combattere quanto vuoi, però non puoi combattere contro un ente così grande come il CONI o tutto quello che è il mondo delle Olimpiadi. I percorsi delle competizioni cambiano ogni volta, ma di base i movimenti che vengono toccati, soprattutto nella speed, sono più o meno sempre quelli, perché ci sono alcuni movimenti che sono molto più efficienti rispetto ad altri, quindi i ragazzi che si allenano su percorsi simili a quello che potrebbe essere il percorso di gara, perché ovviamente sai che le tipologie di ostacoli bene o male sono quelle, no? Quindi cambia ogni volta, certo, però l'allenamento è molto simile, cioè ti prepari con percorsi sempre più simili. Che non è uno sport così specifico, è talmente grande che è difficile dare anche tutto il discorso di prima, da io che cammino e ti spiego la cosa. È talmente creativo, io potrei su una sbarra fare solo equilibrio, una persona potrebbe farci un salto di precisione, potrebbe usarlo come appiglio per oscillare. Ogni persona è alla sua creatività, ognuno ha il suo modo di vedere tutto ciò che ci circonda. Quello che insegna il parkour è a vedere ogni ostacolo, ogni oggetto, ogni panchina, per esempio, in una maniera diversa, imparare a dire come potrei sfruttare questo ostacolo a mio vantaggio, ok? Un muretto non diventa più un ostacolo o una cosa alla quale girare intorno, ma qualcosa da scavalcare, qualcosa con cui giocare, qualcosa da sfruttare per fare un movimento, un po' di sport, qualcosa che ti fa sentire libero di esprimerti. Ti fa cambiare proprio il modo di vedere il mondo, quello che ti circonda. Allora, il messaggio che per me è importante, quello che deve passare, è il fatto che questo è uno sport vero e proprio, è una disciplina con dei valori e una metodologia di allenamento seria. Quindi le persone che ci vedono e ci dicono che è pericoloso, cosa stiamo facendo, che siamo dei vandali, dovrebbero un attimo fermarsi e informarsi e dire: perché quello sta facendo quel determinato salto che ai miei occhi è pericoloso, ok? Noi, per arrivare a fare quella cosa che le altre persone vedono pericolosa, abbiamo fatto un percorso di allenamento che magari è durato anni, ok? Io non è che comincio a fare parkour oggi e domani salto da 4 metri di altezza. Io faccio parkour da 14 anni e non sono mai andato a saltare da un grattacielo ad un altro, ok? Perché il parkour non ti porta a saltare da un grattacielo ad un altro, ti porta a fare determinate tipologie di movimenti
e ogni atleta può sentirsi libero, in base al suo livello di confidenza, di saltare e di fare determinati movimenti a piccole altezze o anche a su dei palazzi. Ovviamente lì è discrezione dell'atleta andare a cercarsi un rischio che è sostanzialmente inutile. Un altro messaggio che ci tengo a far passare è quello di non emulare quello che viene visto sui social. Se un ragazzino vede un video di un ragazzo che fa un salto, non deve dire, cioè, se vuole imparare a fare quel salto lì, non deve prendere e provarlo. L'importante è cercare un luogo dove c'è un corso, c'è un allenatore certificato, praticare lo sport che lo porti a crescere fino ad arrivare a quel salto, ok? Non è che se tu vedi un video di un ragazzo che salta da un tetto a un altro, dici lo voglio fare anch'io, prendi, lo fai. Perché quello che non si vede sui social è tutto il lavoro che c'è dietro a quel salto, tutto il lavoro che bisogna fare per arrivare a fare quel salto in sicurezza. Ed è proprio questo, secondo me, quello che ci fa vedere magari sotto una cattiva luce, perché non si vede mai tutto il percorso che c'è dietro a quel salto pazzo, perché ovviamente l'allenamento a terra non fa scalpore come il salto a grandi altezze, no? Però è importante che chi vuole arrivare a fare il salto magari un po' più difficile abbia una forte base di allenamento pregresso. Le mie prospettive con il parkour sono quelle di continuare a vivere questo sport con passione. Ho avuto la fortuna di riuscire a trasformare la mia passione per il parkour in una professione, quindi le mie prospettive sono quelle di continuare a lavorare grazie al parkour, non soltanto come atleta, quindi in campagne pubblicitarie, progetti video e foto, ma anche con la realizzazione di altri parkour park. Questa è una cosa alla quale tengo molto, perché in Italia ce ne saranno forse 4-5 ed è una cosa che serve, cioè serve la disciplina. Avere dei luoghi specifici per allenarci ci permette di andare in un luogo e dire io sono qua perché questo è il mio posto, e nessuno può dirci non puoi saltare lì perché questo è il mio luogo di allenamento, è fatto apposta per me e io qua posso imparare tantissime cose. Quindi sì, una delle prospettive più grandi che ho è quella di realizzare tanti altri parkour park come questo in giro per tutta Italia.